Ciao a tutti, siamo qui per una nuova intervista con Marco Bazzoni, ovvero Buzz. Ovvero Buzz. Mi chiama Buzz anche mamma, va bene. Ormai Buzz. Buzz va benissimo. Sì. Parto subito perché siamo vicini al suo debutto di questo spettacolo qui a Milano, quindi non ti voglio portare via troppo tempo. Allora, questa cosa della verità. Sì, questa cosa che... Allora, con la verità si rimane single. Spesso, sì. Soprattutto perché con le donne non bisogna dire sempre la verità. No, non partiamo subito con questo. Sì, un po' l'ho letto. No, hai letto, devi vedere. Devo vedere. Poi dopo giudichiamo. Prima giudichiamo. Quindi si può essere sincero con una donna? No, assolutamente no. Non del tutto. Ma non con una donna, anche con un uomo. È proprio il mondo che si basa su un sottilissimo equilibrio di verità. Per esempio, sai perché si sono estinti i dinosauri? Perché un giorno una brontosaura disse a un brontosauro: mi vedi ingrassata? E il brontosauro ingenuamente disse sì. Era lì i fulmini, i ghiacciai sciolti, eccetera. Abbiamo dovuto ricominciare da capo. Ah, ho capito. Quindi abbiamo già capito un po' lo spirito di questo spettacolo. No, lo spettacolo parte da queste dalle bugie e le verità nel rapporto di coppia, questa cosa qua, per poi trattare tantissimi altri argomenti che sono argomenti anche un po' più spinosi. Parliamo così. Anche del web. Si parla anche del web, dove tu sei forte, dei social, comunque, in quel mondo. Il giusto. Beh, insomma, i tuoi numeri parlano, insomma. E quindi anche questo fatto di mischiare un po' la realtà col virtuale, cioè adesso le persone spesso i like creano quello stato di... degli scompensi? Un po' di onnipotenza. Ce li stanno togliendo, hai visto che li stanno togliendo? Proprio per questo motivo qua, probabilmente, perché la gente vive troppo per quello. E chi lo sa, sarà così buono Mark Zuckerberg da togliere i like proprio perché ci vuole così bene? Non ce la faranno più, senza questa cosa. E vi sono veramente molto vicino. Mi spiange il cuore a pensare agli influencer che non riescono a contare i like. Allora, tu hai una carriera molto completa, insomma, attore, cantante, comico. Principalmente un cretino professionista, questo possiamo dirlo su tutti no, i fronti. No, perché hai anche una chicca nel tuo curriculum che è l'America. Insomma, raccontaci un po' di questa esperienza. È un'esperienza che è durata un po' di anni, perché negli ultimi forse 5 anni andavo lì ogni anno, tipo 2 mesi, 3 mesi, all'inizio a studiare inglese, poi a studiare canto, poi a studiare scrittura, stand-up comedy, fin quando poi ho iniziato ad esibirmi un pochino anche nei comedy club. E sei anche in un locale molto importante. Sì, perché in America poi succedono delle cose che tu non sai, perché in America può succedere di tutto, è vero. Sulla mia pelle io conosci Tizio, che poi conosce Caio, e come te lo posso spiegare, coincidenze, tramite il fatto che lì comunque sei nell'ombelico del mondo per quanto riguarda la comicità, Los Angeles e New York. E lì mi hanno visto proprio, durante in realtà un workshop, mi hanno visto esibirmi 2 o 3 volte, mi hanno notato, mi hanno detto: senti, ti vuoi esibire al Comedy Store? All'Hollywood Comedy Store, che è il top, dove potevamo arrivare. Fai conto, quando sono arrivato a Los Angeles la prima volta sono andato a farmi la foto lì sotto, come dire. Quindi è sempre un po' questo concetto che se vuoi, se ci credi, se lavori, alle cose ci arrivi. Ma la cosa che mi piace molto, perché il mio pubblico è sempre un pubblico di persone molto giovani che vogliono fare questo lavoro. Non ascoltate nessuno. Tutti quelli che vi dicono: no, ma poi è difficile, ma vedrai che, ma cosa vai a fare fin là? Fate tutto quello che vi salta. Ma soprattutto la cosa che mi piace molto è che tu l'hai fatto in un momento in cui in Italia avevi già un tuo discreto successo. Quindi magari uno poteva dire: vabbè, ma io sono già colorato. Ma figurati, io già faccio. Bisogna continuare a zappare per poter andare avanti. E ancora oggi continuiamo a insistere, a cercare di migliorarsi, anche perché poi nella carriera di un comico, quando smetti di sorprendere il pubblico, hai finito. Quando la gente si aspetta le cose che fai, hai finito. Quindi bisogna sempre cercare di... Se sono troppo serio, faccio subito una pernacchia, ve lo dico. Ma ascoltami, questo spettacolo l'hai anche scritto, no? Sì, come tutti gli altri spettacoli, nascono magari da idee mie, dalla scrittura mia, poi ogni volta mi avvalgo della collaborazione di, che ne so, per le musiche. Certo, quindi su questa verità rende single ci sono un po' delle esperienze di vita. Ci sono altre penne, ci sono esperienze di vita. Questo spettacolo nasce proprio da... la prima bozza l'avevo scritta proprio in America, perché quando ero in America mi sono reso conto che tradurre le cose in italiano funzionava così. Scrivere là in inglese funzionava là, e poi le cose che ho scritto là funzionavano qua. Capito. Forse, non lo so, perché l'inglese è una lingua più diretta, quindi ti porta a scrivere le cose in maniera più diretta. E
la sintesi della comicità è fondamentale. Ma guarda, si vede nei tuoi occhi la gioia, la voglia di fare questo spettacolo. Cosa c'è nel futuro di Bari? È uno spettacolo nuovo. Cioè non abbiamo ancora visto. No, queste sono le ultime date. Milano, Firenze, il 6 di febbraio, il 4 febbraio a Bologna. E poi secondo me io dal 7 di febbraio comincio già a scrivere un altro spettacolo nuovo. Ti sentiamo sempre comunque a RDS? Tutte le mattine. E quindi... Ho scoperto alla veneranda età di 40 anni che esistono le 7 del mattino. Io faccio la trasmissione. Per questo è tutta la mia stima. Io non ti voglio rubare altro spazio. Okay. Ti lascio andare al tuo palco, poi ti applaudiremo. E un'ultima domanda, sei stato sincero? No. Certo che no. Assolutamente. Bene, grazie mille. Grazie. Alla prossima, in bocca al lupo. Ciao. Ciao. Grazie.